Allora, qual è il ruolo dell'ARCI in questo progetto, Aylan? Sì, il ruolo dell'ARCI si divide, diciamo, in due macro aree, perché l'ARCI partecipa con la struttura provinciale e con il Circolo Cultura in Movimento. Abbiamo pensato di partecipare alla coprogettazione proprio perché pensavamo fondamentale sia la parte formativa che faremo nei confronti e degli operatori e dei beneficiari, diciamo, dell'immigrazione nel territorio regionale, perché crediamo sia fondamentale che chi opera nei confronti di cittadini stranieri sia in qualche modo preparato anche al loro modo di vivere, di essere, e anche per sfatare, diciamo, dei luoghi comuni che in questo momento purtroppo la comunicazione dà. D'altro canto pensiamo, e lo faremo attraverso dei laboratori sociali, che i cittadini stranieri, per aumentare il proprio benessere psicofisico, debbano essere in qualche modo anche coinvolti in attività che vadano oltre il, diciamo, la normale assistenza. Quindi sono previsti laboratori che in qualche modo andranno a intervenire sulle capacità di ognuno dei partecipanti, e questo proprio per rendere i partecipanti dei laboratori passeranno anche dall'ambulatorio, quindi in qualche modo saranno indirizzati dal punto di vista psicologico per parteciparvi, proprio per rendere e dare la possibilità a chi ha magari dei momenti di depressione, piuttosto che dei momenti di mancato inserimento, di poter rinascere anche attraverso queste attività. Tutto è anche frutto di una grande sinergia che in questo momento abbiamo con l'ASP di Crotone, ma anche con gli altri partner, Intersos, SOS Villaggi dei Bambini e Croce Rossa. Diciamo, in questo momento insieme a noi proviamo a dare un contributo positivo su una tematica, l'immigrazione, che in questo momento, diciamo, è attenzionata invece da tanta negatività. Funziona questa rete? Sì, è una rete che funziona, una rete già collaudata negli anni scorsi, che ha portato a completare un progetto con i fondi FAMI del Ministero dell'Interno e che ha visto poi la possibilità, ecco, di ripresentare un nuovo progetto sui fondi PON Sicurezza, e che vede oggi ovviamente la nascita di una nuova avventura con altri partner che tendono ovviamente a salvaguardare le vulnerabilità dell'immigrazione con una precipuo interesse dal punto di vista sociosanitario. Cosa farete nel concreto? Nel concreto, questo progetto Aylan ha il compito praticamente di intensificare le azioni soprattutto sanitarie per i vulnerabili ai margini della strada, e quindi alleviare, anche se è possibile, l'ingolfamento dell'azienda sanitaria locale, soprattutto per quanto riguarda la questione, diciamo, del pronto soccorso.